Siamo in diretta, è il momento di collegarci con Tiziano Pesce, che è presidente nazionale della WISP, un habitué del nostro appuntamento del sabato. Ciao Tiziano. Ciao Ugo, buongiorno a tutti i radioascoltatori e come sempre un grande piacere essere con voi. No, è talmente abitué che spesso, Tiziano, noi ci incrociamo dopo nottate terribili. Ricordo l'inizio della guerra in Ucraina, ricordo altri attentati, questo attentato di Mosca che ci fa capire quanto davvero lo stare anche insieme, no? Questa gente che era lì per un concerto, un avvenimento sportivo. L'unirsi è sempre comunque sub iudice a qualcuno che vuole arrivare lì e parlare con le armi. Assolutamente Ugo, proprio così, ancora una giornata che si apre con delle rassegne stampa veramente Terribili. tremende, ti ho seguito anche nella prima parte di trasmissione, che dire, hai assolutamente ragione, io credo che sia anche il compito assolutamente di responsabilità di corpi intermedi come l'UISP, come tante altre associazioni del terzo settore italiano, proprio di impegnarsi, diciamo, ancora di più in questa fase storica complicata, impegnarsi con ogni forza veramente per difendere e rilanciare quei valori di democrazia, di libertà e soprattutto di solidarietà. Queste sono giornate importanti, abbiamo come WISP insieme a decine e decine di migliaia di persone, come sai, partecipato a questa straordinaria manifestazione l'altro ieri al Circo Massimo a Roma. Certo, Spezial Cordon l'iniziativa 18, di sì, di Libera Libera, e i in quel ragazzi, le caso. ragazze di Caivano anche, no? Assolutamente, in quel caso era appunto la giornata della memoria e dell'impegno per il ricordo, l'impegno per le vittime innocenti delle mafie, ma ovviamente quella è stata anche l'occasione con Don Luigi proprio per ricordare tutte le vittime delle guerre, dei conflitti. Oggi aggiungiamo un'altra tremenda pagina di terrorismo a Mosca. E poi c'è un lavoro ovviamente quotidiano di contrasto a ogni forma di disuguaglianza per la legalità, la giustizia sociale, contro ogni forma di criminalità organizzata e ancora una volta ovviamente un impegno importante per la pace. Sono anche i piccoli gesti, noi crediamo, le azioni, ecco, comuni della collettività sportiva e sociale che portiamo avanti ogni giorno all'interno anche di una grande comunità educante, perché c'è assolutamente, come ricordi sempre, una grande attenzione, ci deve essere una grande attenzione ai nostri giovani, perché quelli veramente sono i cittadini del domani. Infatti è questo, no, che è un po', insomma, il fil rouge che lega sempre gli interventi in questo appuntamento del sabato mattina, che è quello di andare a scoprire che si può superare anche quel luogo comune per cui i giovani d'oggi non comprendono, non hanno voglia di fare nulla, eccetera, eccetera. Invece scopriamo che in vari ambiti, che siano quelli legati all'oratorio, che siano quelli legati ad altre realtà dello sport di base, delle associazioni di promozione sportiva, di benessere, c'è tanta voglia invece di mettersi in gioco. Basta che ci sia un progetto che sia anche credibile, che sia qualcosa che offre veramente anche un impegno, anche un sacrificio, perché i giovani hanno voglia di fare sacrifici, ma deve esserci dietro qualcosa, un'offerta credibile, Tiziano. Proprio così, Ugo, citavi appunto la nostra esperienza della partecipazione alla manifestazione di Libera, come accade del resto da 29 anni, ma quest'anno la nostra presenza al fianco di Don Luigi Ciotti ha assunto proprio anche una caratteristica particolare proprio sul tema dei giovani, con il coinvolgimento dei giovani, perché appunto lo ricordavi. Eravamo a Roma alla manifestazione in corteo dietro allo striscione Un fiore nel cemento, lo slogan che poi ha accompagnato ieri una manifestazione di sport per tutti, di sport sociale al Parco Verde di Caivano, Caivano. questo territorio che in questi mesi più volte è arrivato alla ribalta delle cronache. Un territorio molto difficile, come sappiamo, una piazza di spaccio purtroppo importante, diciamo così, criminalità organizzata, povertà, disuguaglianze, però con
un sistema vivo di terzo settore, un sistema vivo di terzo settore vasto, la UISP, in questo caso la UISP Campania, altre associazioni del territorio, la parrocchia, assolutamente fondamentale, un progetto educativo credibile, importante, con un sostegno di fondazione con il Sud, e lì abbiamo dei giovani assolutamente straordinari, dei giovani che si impegnano, dei giovani che ovviamente dobbiamo supportare e accompagnare. E ancora una volta lo sport è uno strumento di promozione dei diritti veramente formidabile. C'è bisogno sicuramente di maggiore presenza dello Stato, c'è bisogno di maggiore presenza della comunità. Ovviamente noi cerchiamo di portare avanti il nostro impegno con molta attenzione. C'è tutto il tema ovviamente legato allo sport, quindi allo sport di base. C'è un tema che ci vede protagonisti soprattutto i giovani ragazzi e le giovani ragazze di Caivano, per riappropriarsi proprio degli spazi pubblici e delle strade, dei quartieri. E c'è un lavoro importante sull'impiantistica sportiva di prossimità, ma soprattutto ecco, c'è un progetto educativo. Ed è quello forse che è il segreto rispetto a queste iniziative, lì dove obiettivamente magari lo Stato per tanto tempo non è riuscito, non ha voluto, non ha potuto portare qualcosa. Nel momento in cui tu porti una proposta, dai fiducia, senti che qualcosa sta cambiando, che qualcosa può essere modificato, uso un termine improprio, bonificato. Assolutamente sì, e ce lo insegnano proprio i ragazzi di Caivano. Eravamo appunto a Roma con una rappresentanza di operatori, di ragazzi, ma io ho proprio nelle orecchie le parole di Martina, una giovane ragazza che appunto a Roma ci raccontava: sono venuta per la prima volta a Roma, io oggi ci sono convintamente perché sento intanto un sentimento d'amore, ecco, collettivo profondo. E Martina ci dice che proprio attraverso lo sport noi ragazzi e ragazze a Caivano socializziamo, abbiamo l'opportunità di creare nuove amicizie, abbiamo l'opportunità di creare comunità. Martina ci dice: in tutto questo lo sport per noi è fondamentale, lo sport è vita. E la stessa Martina con altri ragazzi a loro volta sono protagonisti nel sostenere i ragazzi, i bambini più piccoli. Martina ci racconta anche proprio del percorso che portano avanti di aiuto verso gli altri, e nel caso di Martina verso appunto i bambini più piccoli, grazie anche al coinvolgimento non solo all'interno delle attività sportive ma anche in attività fondamentali come il dopo scuola. Assolutamente, che belle storie, sempre sullo sfondo dello sport, la scusa è lo sport, e poi si fanno cose grandiose, come ci ha naturalmente abituato da sempre, da tempo, la UISP e il suo attuale presidente, che è Tiziano Pesce. Grazie Tiziano per le tue considerazioni, per le tue parole, per la vicinanza, per essere sempre presente quando ti chiamiamo nel nostro appuntamento del sabato mattina. Grazie assolutamente a te Ugo, e come dicevo in apertura, un piacere. Noi abbiamo bisogno di un sistema di comunicazione, ecco, come quello che rappresentate, che non fa solo informazione, già di per sé importante, non date solo notizie, pensiamo ai tanti avvenimenti, ai tanti eventi dello sport agonistico, di prestazione che assolutamente ci piace, ma soprattutto dello sport di base, ma date, diciamo così, l'opportunità, una ricca opportunità a noi operatori dello sport sociale di base per fare approfondimenti, per condividere ragionamenti. Ce n'è bisogno, ce n'è assoluto bisogno. Alla prossima Tiziano, un abbraccio. A presto, un abbraccio Ugo.